che il modo negativo in cui la stiamo vivendo è dettata dal fatto che abbiamo le stesse colpe che abbiamo per il Parlamento nazionale. Siamo noi che abbiamo votato, anzi ne abbiamo di più colpe, perché al Parlamento europeo l'abbiamo votato noi col voto di preferenza ai nostri candidati, mentre col Parlamento italiano hanno scelto i segretari di partito. Quindi se l'Europa potesse avere quantomeno, potesse darci quantomeno quelle cose positive che ha, magari ne utilizzeremmo. È vero, d'accordo, però. Allora abbiamo, secondo me, da fare una battaglia di, ma veramente di normalità. Io dico sempre una battaglia di normalità. Se noi avessimo avuto la normalità nelle istituzioni fino ad oggi, probabilmente non saremmo nel casino dove siamo. Noi abbiamo invece, loro hanno sempre scelto, e infatti non mi stupisce che Vannoni sia in lista, hanno sempre scelto di mettere, come hanno fatto ora con le quattro veline del PD, di mettere delle persone che attraggono nomi nelle liste, perché l'obiettivo loro è fare voti, non è portare avanti idee. E allora la svolta che propone il Movimento 5 Stelle, e questo per me è chiaro anche dopo un anno di governo, è quella di portare le idee prima di tutto e persone, magari perfette sconosciute, sicuramente sconosciute alle procure, che possono davvero applicare quelle idee. Me ne sono reso conto direttamente al Parlamento italiano. Io quando sono arrivato lì dentro, ma immagino sia stata una sensazione diffusa anche dai regionali, eravamo abituati a pensare a questi qui come un po' dei mostri sacri. Ci sono alcuni di loro che erano famosi già, per alcuni perché avevano più indagini che altro, altri perché erano persone considerate di spessore. Quindi mi sono trovato davanti, io i primi giorni in Parlamento avevo un po' quel timore di muovermi, no? Faccio se mi muovo per sto una merda perché non capisco niente qua dentro, no? Poi mi sono accorto ogni giorno che in realtà lì dentro serviva davvero della normalità, servivano delle persone come me, perfetti sconosciuti, che affrontano ogni problema quotidiano con la classica logica del problem solving, cioè questo problema devo risolverlo nel modo migliore per i cittadini, punto. Invece questo iter, che per noi è lineare, per un deputato si traduce in, per un politico classico, c'è questo problema, come posso farlo diventare un profitto? A, B, torno indietro. Come posso fare in modo che risolvendo per i cittadini io non perda lo scranno? A e B. Se perdo lo scranno torno indietro, un po' come i giochetti quelli del problem solving. Allora il deputato di un altro partito politico, e questo lo fanno anche in Europa probabilmente, ragiona in termini totalmente opportunistici. Cioè, io posso arrivare a quell'obiettivo che fa bene ai cittadini senza perdere soldi e poltrona? Sì, allora forse lo faccio. E così vi spiegate quelle poche volte che abbiamo avuto dei voti condivisi alla Camera dei Deputati quest'anno al Parlamento. Cioè, quando sentite dire in televisione il Parlamento vota all'unanimità, sapete già che avevo votato una cazzata. Cioè, che non interessava a nessuno, nel 99% dei casi. Quando sentite che invece il Parlamento era spaccato e tutto, vuol dire che c'era una fascia grande del Parlamento che aveva interessi da guadagnare o da perdere con quel provvedimento. E questo lo dicono i fatti. Io dico sempre che quello che vi racconto, avete oggi la fortuna, grazie a tutti i siti che abbiamo, di andarla a verificare. C'è un sito che si chiama Open Polis, che è un sito tratto della Camera, quindi assolutamente affidabile, non lo gestisco certamente io, che vi permette di paragonare le statistiche su ogni singolo voto, su ogni singola votazione fatta in Parlamento. Io vi invito a provare, perché poi sento spesso nelle piazze gente che mi dice, anche ieri sera ero a Foggia a fare una agorà, e in un bar con me che si andava a bere una cosa dopo la gora c'era un consigliere di zona del PD che si è avvicinato e mi ha detto, era un amico del gruppo, quindi siamo, abbiamo un po' parlato, e io gli ho detto, lo prendevano un po' in giro, e io ho detto vabbè, lasciatelo stare, ognuno ha le sue idee politiche, vuol dire che evidentemente lui è d'accordo ad acquistare gli F-35, alla guerra in Afghanistan, a non tagliare le pensioni d'oro, ai vitalizi dei parlamentari, a tutte queste cose. E lui mi ha detto no, non sono d'accordo. E io gli ho detto, ma scusa, però il tuo partito le ha votate. E lui mi ha risposto, ma quella è l'appartenenza a un partito e così, devi ingoiare qualcosa ogni tanto. E io ho detto, però tu stai ingoiando l'opposto del tuo pensiero. Poi mi ha detto una cosa delirante, perché mi ha detto, io sono la parte del PD di sinistra che lotta internamente per eliminare la parte centrista del PD, una roba da pazzi. Tradotto è un civati dei tempi, un civati dei consigli di zona. Siccome ricevo, ero partito da Open Polis, c'è sempre quello che ti dice, specialmente le persone che io tra l'altro lo capisco, che magari hanno una certa età e quindi hanno fatto tutta la vita con uno schema mentale che aveva il nonno partigiano, oppure che aveva il padre fascista, quello che vi pare. Hanno fatto tutta la vita pensando che ci fossero due schemi, due schieramenti. E vi diranno, io voto PD perché sono di sinistra, supposto che PD non è di sinistra oggi. E l'altro vi dirà, io voto Angelino Alfano perché sono di destra. Tra l'altro, una cosa per ridere, se guardate i cartelloni di Alfano, se gli ha da disegnare due manette, è perfetto, perché è messo così.
E allora fate vedere a queste persone, io l'ho visto in vari meetup, ce l'hanno già. Io lunedì probabilmente lo farò in qualità alta così può stampare poi. Un giochetto, le votazioni più importanti fatte quest'anno, e accanto la colonnina, tu cosa avresti votato? E poi tre colonnine con cosa hanno votato, Movimento 5 Stelle, PD e PPL. Voi senza farglielo vedere, gli fate la domanda e segnate la risposta. E poi gli dite, matematica a quel punto, gli dite allora guarda tu stesso quale partito ha rappresentato le tue idee. Scoprirete che nel 99% dei casi quel partito è il Movimento 5 Stelle, perché quando un cittadino sceglie liberamente, con la logica e con il buon principio di un padre e di una madre di famiglia, il 99% dei casi sceglie quello che scegliamo noi. È da fare i banchetti. Questo è da fare i banchetti, secondo me è una cosa molto utile. Io ci ho provato a farlo e la gente mi ha risposto. Ma anche lì il piddino convinto dice, vabbè che c'entra, però la politica è complessa. La politica è complessa, non è le più grandi boiate che ci hanno voluto fare credere fino ad oggi, perché se, come dice Checco Zalone, se ce l'ho fatta io ce la puoi farcela anche tu. Nel senso che nessuno di noi era un politico di professione, per fortuna visto quello che ci hanno lasciato i politici di professione, nessuno di noi era un super tecnico, siamo andati lì, stiamo in ufficio dalle 9 di mattina alle 9 di sera quando va bene, e studiamo, e come si faceva all'università, studiare ti porta sempre a capire quello che stai leggendo nel 99% dei casi, e se non lo capisci abbiamo una comunità che si è creata attorno a noi che è fantastica, noi abbiamo con noi collaborano premi Nobel, collaborano anche professori universitari sconosciuti ma che comunque hanno capacità sul settore, una serie di strutture anche che ci mette a disposizione la Camera dei Deputati che ci aiutano ovviamente. I punti per l'Europa proprio, così andiamo lì al succo della questione. Noi abbiamo subito detto, e l'abbiamo anche presentato alla Camera, perché poi alcuni punti del nostro programma per l'Europa dovete viverli un po' come un trade union tra quello che si fa come atti legislativi in Parlamento italiano e quello che si può fare in Europa. Abolizione del Fiscal Compact, che è un trattato, sostanzialmente banalizzandolo, è un trattato per il quale ci stanno dicendo hai troppo debito, devi ridurlo, banalizzando all'osso. Noi dobbiamo ridurlo di un botto perché siamo al 133%, dobbiamo portarlo al 60% rispetto al PIL, quindi facendo due conti in 20 anni dobbiamo ridurre circa 50 miliardi all'anno. Ovviamente vi diranno tutti anche in televisione, è una stima pessimista perché il PIL potrebbe alzarsi, certo, ovvio, se domani impazziamo tutti e diventiamo il paese più ricco del mondo quella stima si riduce, ma non succede perché tutti i trend ci hanno in decrescita costante. E allora noi abbiamo detto, è possibile mai che il popolo italiano debba pagare 50 miliardi all'anno di debito se ne riusciamo a trovarne 4 per eliminare la rata dell'IMU? È ovvio che non è possibile. I due bacini, e questo è importante dirlo perché mi collega a quello che diceva Paola poco fa, i due bacini dove vengono presi i soldi sempre dal Parlamento italiano, l'ho visto in ogni atto legislativo, sono scuola e sanità, sempre. Quindi quando le persone vi dicono io non vado a votare ma che me ne frega dell'Europa, queste persone dimenticano che se non hai a che fare con l'Europa, poi nella tua vita diretta, privata, l'influenza c'è come? Perché quando vai all'ospedale e fai una fila di un anno per una radiografia, è da lì che è, perché tagliano i soldi. L'altra cosa è l'alleanza tra paesi mediterranei, paesi che probabilmente vivono le stesse esigenze, ma per una situazione anche storica, per un'attitudine proprio al tipo di industria che hai. Noi non siamo la Germania, loro vivono di industria pesante, noi viviamo di piccole e medie imprese, di turismo, è un altro tipo di mondo. E allora diciamo, perché è stata pensata in Europa che mette tutti sotto le stesse regole ma non distingue tra la natura intrinseca dei popoli? Noi non siamo come i tedeschi, figuriamoci come i tedeschi come i greci, però ci appelliamo sempre a quel principio che era quando è nata la comunità europea, si chiamava comunità europea, quindi prevedeva un insieme di cittadini, circa 500 milioni sono i cittadini europei, che vivono sotto gli stessi diritti, doveri, hanno pari dignità e pari opportunità. Ma io sfido qualunque di voi a dirmi che si sente pari opportunità di un tedesco. Impossibile. Io ritornavo, ero in treno con un ragazzo che ha fatto 2 anni a Grenoble in Francia e lui mi diceva questo, io in Francia se perdo il lavoro per 2 anni sono a posto lo stesso, perché hanno un sistema di welfare mostruoso in Francia, tanto che anche lì qualcuno si sta incazzando perché è un po' troppo, troppo alto. Anche in Germania. E allora, anche lì, noi vogliamo che la comunità europea, che poi è diventata Unione Europea, e non è a caso che si è chiamata poi Unione, perché l'Unione non prevede diritti, doveri e dignità, che dicevo prima, vogliamo che torni a essere comunità. E allora, quando andremo al Parlamento Europeo, e avremo quindi la possibilità di confrontarci con sia il Consiglio Europeo, che comunque con tutti gli altri deputati,
in unione con, con noi deputati in Parlamento, diremo: sapete che c'è? O cambiamo la strada insieme, perché noi in Europa ci vogliamo restare, perché l'Italia l'Europa l'ha creata. O cambiamo la strada tutti insieme, ci date la possibilità di dire ai nostri cittadini che non dovranno morire di fame per seguire un sogno che non c'è più, oppure noi ce ne andiamo. È un po' come quando tu perdi il lavoro, hai un affitto, vai dal padrone di casa e gli dici: o mi abbassi l'affitto oppure me ne vado. È uguale. Quando vi dicono anche qui è difficile, è complicato, è complesso, la normalità vi dà sempre la risposta. Che fareste se perdeste il lavoro e aveste un affitto da pagare? Andreste a ricontrattare. Noi abbiamo un potere negoziale, siamo la quarta potenza europea tutt'oggi, abbiamo un potere negoziale che possiamo spendere. La mancanza fino ad oggi è stata sempre soltanto la volontà politica della gente che abbiamo mandato a rappresentarci. Perché se va Renzi, va lì dalla Merkel, prende due schiaffi e torna a casa piangendo, capite che non cambierà mai nulla. E allora noi forse abbiamo la fortuna di essere così avulsi dal sistema che magari abbiamo anche un po' più la faccia di piombo. E l'abbiamo dimostrato in Parlamento quando la gente ci ha detto: voi siete troppo duri. Siamo troppo duri perché pretendiamo la coerenza. Abbiamo promesso una cosa e facciamo quello che abbiamo promesso. Se agli altri non va bene, sono loro che sbagliano probabilmente. E allora lo stesso faremo al Parlamento europeo. Andremo a dire: noi non vogliamo più fiscal compact, noi non vogliamo più aderire a questi accordi, specialmente quelli bancari, che non vanno bene e che non rispettano il nostro desiderio. Noi non vogliamo, ma questo è un discorso ancora più ampio, partecipare a delle guerre come quelle in Afghanistan, che ci stanno umiliando dal punto di vista umano e anche economico, e vogliamo di nuovo essere un popolo sovrano. Io dico sempre, cito sempre un libro che, a cui sono particolarmente affezionato, che è di Étienne de la Boétie, che è del 1500 addirittura, in cui diceva che l'uomo nasce libero ma preferisce diventare schiavo, perché è molto più facile vivere come schiavi, non devi scegliere, non devi lottare, non devi fare nulla di che, devi soltanto essere lì, ti arriva il tozzo di pane e sei felice per la giornata. Ci hanno resi così. Hanno tutti attaccato l'altro ieri Piero Pelù perché ha detto che Renzi è il boy scout della di Giugelli. Ma è onestamente la sacrosanta verità, perché Giugelli diceva: schiaccia il popolo, umiliano, e mettilo in crisi, comanda i media e sarai il padrone del mondo. Cosa hanno fatto fino ad oggi? Ci hanno tolto il lavoro, ci hanno ammazzato di tasse, hanno i media in totale controllo, perché il gruppo L'Espresso, che è il più grande d'Italia, è in mano a De Benedetti, che è la tessera numero uno del PD, e l'altra parte è di Berlusconi. E diamo i soldi alle banche. Il piano quindi è completo. E allora io dico: siccome noi siamo nati liberi, come dice la Boétie, e abbiamo scelto di diventare schiavi, come tutte le scelte possiamo scegliere di tornare indietro e tornare a essere liberi. Il Movimento 5 Stelle è nato proprio con questo principio: far tornare i cittadini al centro della scelta sulla propria vita, riappropriarsi delle proprie capacità di governare il paese dove sta, che si parte dai piccoli comuni come Vignate e si arriva fino al Parlamento europeo. L'abbiamo dimostrato con forza a febbraio scorso, quando il boom non l'ha sentito soltanto Napolitano, ma tutto il resto del mondo l'ha sentito. E io credo che se tutti quanti sceglieremo realmente di fare questa vera battaglia di umanità, questa è una battaglia di comunità davvero, se riusciremo a fare questa battaglia insieme, sicuramente le cose le cambieremo, sicuramente. Quindi una sola cosa dobbiamo fare: farci noi televisori ambulanti, spegnere quelli veri, spegnerli ai nonni, ai parenti, spegnere i televisori, tanto se guardate a casa avete tutti quanti un indeciso, un piddino e uno che non va a votare, l'avete tutti a casa. Fatevi voi televisori ambulanti e andatevi a raccontare i fatti. Io sto cercando ora di raccontarvi i fatti, per poter raccontare tante di quelle cose che è accaduta al Parlamento che non finire più. Però i fatti sono più importanti. Raccontategli i fatti e siamo sicuri, io sono sicuro, che avendo i fatti davanti, come quel giochino che vi dicevo, o anche proprio quello che è successo in Parlamento sulle singole votazioni, l'indeciso, il piddino e quello che non va a votare scopriranno di essere del Movimento 5 Stelle e non lo sapevano. Quindi prendetevi questo incarico fino al 25 maggio sicuramente, poi dovrebbe essere una cosa anche da fare in futuro. Fino al 25 maggio, se tutti quanti ci prendiamo questo impegno di raccontare cos'è il Movimento 5 Stelle a tutti quanti, il 25 maggio il boom lo sentiranno davvero, perché questa volta vinciamo noi e li mandiamo a casa davvero in Europa e poi anche in Italia. Grazie a tutti.